Onorevole Angelilli, in soldoni, qual è il vantaggio per Terni da questo piano per la siderurgia? Perché in questo piano ci sono delle priorità ben chiare e ben definite, rispetto alle quali la Commissione europea e il Parlamento europeo si sono presi delle responsabilità. Parliamo di ridurre il costo dell'energia, parliamo di utilizzare i fondi comunitari anche per la ricerca nel settore della siderurgia e dell'acciaio, per l'alta formazione dei lavoratori e degli addetti ai lavori dell'acciaio. Parliamo di lotta alla concorrenza sleale rispetto ai prodotti che vengono dai territori extracomunitari, parliamo di marchio di qualità, perché l'acciaio di qualità va difeso, va tutelato, tutte priorità che stanno a cuore alla città di Terni, che sono nel DNA di questa esperienza imprenditoriale di decenni. Quindi la Commissione europea deve farsi garante di queste priorità e quindi valuteremo con grande attenzione il piano industriale che verrà varato il 12, ma su questo piano industriale la Commissione europea dovrà svolgere un ruolo di vigilanza, perché non ci interessa semplicemente andare avanti qualche mese, qualche anno. Ci interessa garantire la continuità di questo sito produttivo. Questo è anche il senso della missione, quindi ci sarà 11 e 12. L'11 e 12 ci sarà questa missione, perché nell'immediatezza della decisione vogliamo leggere le carte e vogliamo chiedere alla Commissione europea di essere parte attiva nel futuro delle acciaierie termane.